Darsi. Allora, in questo momento siamo collegati con Ok, tutto. voilà, con 15 secondi di anticipo è importante e andare in onda anche stamattina, voilà, una puntata di questo programma settimanale, vedo molto molto seguito, che appunto porta il titolo di Attimi di, condotto da Giuseppe Gravallotti, che oggi ha un ospite davvero importante, ospite che è già stato nell'ambito appunto di queste puntate, e pertanto partiamo subito senza dimenticare che potrete ascoltare questa puntata come al solito non soltanto sulle frequenze FM, bensì sul nostro sito web www.br2.it, sulla nostra app facilmente scaricabile da Play Store Basilicata Radio 2 e sui nostri profili Facebook, anche in video Filippo D'Agostino oppure Basilicata Radio 2. E allora introduciamo il tutto. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Filippo, che sia un buongiorno anche per te. Sì, speriamo, insomma, da oggi E per almeno tutti qui quelli che ci sembra. seguono, per tutti quelli che ci seguono, che come tu mi dai riscontro al termine di ogni diretta, sono sempre tantissimi. Mo Sì, due sì, sono le sì, sì, cose, sì. due sono le cose. O veramente è una cosa che piace, o sto Cristiano, che fa? Dici, mo E diciamo, sentiamo a questi che sentiamo rompono le questo. scatole. No, posso garantirti che è differente. Anzi, a mio avviso, potrebbero essere anche di più. Perché? Perché noi abbiamo i dati sicuramente di quelli che ci ascoltano online, no? Però poi, come ascoltatori diretti sulle frequenze FM, mettiamo gli ultimi dati pubblicati qualche tempo fa da Audi Radio, dati ufficiali, e allora può darsi pure che siano aumentati i dati sulla nostra frequenza FM, però non essendosi svolta un'altra indagine successiva a quella che noi indichiamo di Audi Radio, preferiamo molte volte dare i dati trascorsi. Però secondo noi ce ne sono molti di più. Vabbè, come Questo è diceva importante. qualcuno, nel bene o nel male, purché se ne parli. Quindi. Sì, però voglio dire, l'importante è seguire, ma ce ne accorgiamo anche dalle telefonate che abbiamo, dalle osservazioni. Soprattutto sto notando un pubblico medio-adulto femminile, proprio è lì a sentire queste vicende, però posso garantirti che anche i giovani, anche i ragazzini, Sì. alcuni ci ascoltano perché piacciono le poesie, piacciono le vicende che tu vai volta per volta ad evidenziare, e anche tanti giovani, giovani che, fra virgolette, espressero anche delle conoscenze nell'attività teatrale di Giovanni Zurzolo, che tu hai anche stamattina lì come ospite. Per cui, che dirti, Giuseppe? Andiamo pure con la Abbiamo pure puntata. come hai accennato tu, con noi oggi qui c'è Giovanni Zurzolo, regista di teatro, uomo di cultura e uomo di coltura, che Giovanni ha profonda conoscenza di tutto ciò che Sì. è piantagione, colture. Giovanni è un factotum, però. Ama l'agricoltura, ama i terreni, ama la campagna, allora Giovanni, no? Sì, io lo ringrazio, però. Più passano gli anni e più mi accorgo di essere ignorante sia in cultura che in colture, per cui sta bene, natura e cultura vanno sempre bene insieme. Per Poi se ami il tuo questo. territorio, ami tutto ciò che c'è, quello che È puoi chiaro. produrre, quello che puoi salvaguardare. E oggi con Giovanni abbiamo pensato di dedicarvi una puntata speciale, una puntata che sia un mix tra musica, parole, pensieri. Andiamo a trattare un tema che molte volte non viene inquadrato alla perfezione.
Da sempre la gente del sud, diciamocelo, è conosciuta per il suo eterno lamentarsi. Siamo quelli che si lamentano sempre, che non reagiscono, che lasciano correre, che insomma restano fermi rispetto a tutto ciò che gli viene fatto, gli viene detto, gli viene accusato. Tutto ciò però, pensandoci bene, Filippo, correggimi se sbaglio, è aumentato negli ultimi 20 anni, perché prima non eravamo così, prima eravamo più combattivi, eravamo più reagivamo di più, non eravamo così permissivi. E oggi purtroppo sappiamo solamente lamentarci, e qua non c'è niente, qua poi c'è andare, tutte queste questo piangersi addosso. Noi oggi operatori culturali cosa possiamo rispondere a queste persone che sanno solamente lamentarsi? Cosa possiamo dire? Possiamo fare un ragionamento logico: se c'è qualcuno che si lamenta è perché c'è qualcosa che non va. E se c'è qualcosa che non va, è colpa di qualcuno che fa in modo o di tutto che questa cosa non vada come deve andare. Perdonate il giro di parole, ma è molto semplice come ragionamento. Adesso la domanda è questa qua. Questi attori, questi personaggi che fanno in modo che le cose non vadano per il verso giusto, possono appartenere alla mala razza? E questa domanda io la pongo a Giovanni. Va. È un artista. Prego. Allora, prima di tutto forse è il caso di aggiungere una postilla a quello che ha detto Giuseppe. Questa puntata nasce in seguito a un'altra puntata precedente dove si parlava di amore. Però per correttezza e per onestà intellettuale, quando si parla di una cosa bisogna poi parlare anche del suo opposto. Per par condicio, se non altro. Claro. Quindi ho preparato una relazione, chiamiamola così, sull'odio, o meglio, su chi esercita e nutre o ha interesse affinché l'odio prevalga piuttosto che l'amore, ecco. Premetto che io non sono uno storico e quindi questo mio intervento è più che una relazione, è un elenco di citazioni che ognuno può recepire da solo in qualsiasi momento, perché sono consultabili ovunque. Le pubblicazioni principali a cui mi faccio riferimento sono quelle di Tommaso Pedio e dell'ultima opera di Carmine Pinto. Allora Giova, spiegaci cosa si intende proprio per mala razza. Ecco, normalmente quando si parla di mala razza, o come diciamo qui da noi, brutta razza, pensiamo ai potenti e prepotenti di una volta, come ad esempio il duca che infornammo qui a Corleto, almeno così vuole la leggenda, perché voleva esercitare il diritto della prima notte. Oppure i fatti storicamente accertati di baroni e congiure. Tornano così alla mente tutti quei fatti criminosi, sanguinosi, in cui spesso le vittime erano proprio donne. E penso a Isabella Morra, penso alla moglie di Gesualdo da Venosa. Oppure, altro luogo comune, vuole individuare nella mala razza, sta brutta razza, lo straniero colonizzatore. E troviamo allora i Greci, poi i Romani, i Lucani, i Saraceni, i Normanni, gli Svevi, i Francesi, gli Spagnoli, un'altra volta i Francesi, poi i Piemontesi e ancora una volta i Francesi della multinazionale, no? Ma in realtà, almeno quello a cui fa riferimento il canto originale, che fra poco vi farà sentire Giuseppe, non è né l'antico aristocratico, e neppure l'ultimo invasore. Secondo, per esempio, la relazione Massari, che poi, tra l'altro, concorda con tutte le altre relazioni, frutto di missioni e commissioni che si sono succedute dall'Unità d'Italia in poi, e i tanti studi, frutti di approcci differenti, però, cito solo i più noti, quelli di Gramsci, De Martino, Banfield, il famoso familismo amorale, per intenderci, giungono tutti alla stessa conclusione. Conclusione anticipata, a modo loro, anche da due poeti come Tommasi di Lampedusa e Carlo Levi.
E proprio di quest'ultimo vi voglio citare un passo, anzi vi voglio, ve lo citerà Giuseppe, un passo del penultimo capitolo del suo fortunatissimo romanzo, pagina 253. Giuseppe, a Sì, a te. pagina 253 noi leggiamo: il vero nemico, quello che impedisce ogni libertà e ogni possibilità di esistenza civile, è la piccola borghesia dei paesi. È una classe degenerata fisicamente e moralmente, incapace di adempiere alla sua funzione e che vive solo di piccole rapine e della tradizione imbastardita di un diritto feudale. Finché questa classe non sarà soppressa e sostituita, non si potrà pensare di risolvere il problema meridionale. Ecco, adesso fin qui i riferimenti storici e letterari, però. Noi, Giovanni, molto interessanti questi riferimenti storici, però io, almeno io, e penso anche il direttore e tutti i radioascoltatori, vogliamo sapere, attingendo direttamente alla tua esperienza personale del quotidiano, cosa ci puoi dire sul tema della malarazza? Io vi riporto un episodio accaduto a una mia amica, una mia cara amica del nord, del profondo nord, che mi venne a trovare un po' di anni fa. Bello, stufazzo del profondo nord. Beh, perché noi, mica solo noi siamo Non profondi. profondo sud, profondo nord. Profondo nord, ci fu. Qualcuno diceva, scusami che ti interrompo, qualcuno diceva, siamo tutti il meridione di qualcun altro. Appunto, Ecco, appunto. scusami Giovanni, scusatemi tutti e due. Prego. Prima di andare con questo interessante quando stai per leggere, hai parlato della famosa, voglio dire, il diritto da parte dei nobili di avere con la sposa la prima notte, ossia a disposizione. È un fatto storico di cui poco si parla. Ecco, puoi un attimino, così velocemente, non dico spiegare, ma ius prima notte, giusto? È questo il vero Sì, titolo. sì, sì. Come si svolgeva, dai, in maniera molto semplice, elementare, in maniera tale da ricordare, forse soprattutto nei giovani, questa vicenda che stranamente è stata dimenticata. Sentiamo. Beh, non è stata dimenticata. Devi considerare che comunque ci sono ancora oggi tanti riferimenti, non solo bibliografici, ma pure a livello proprio di tradizione orale e popolare. Per esempio, proprio a Gallicchio stanno portando avanti da diversi anni uno spettacolo su questa tematica. Ah, bene. È uno spettacolo che si intitola Le nozze di Di Angelina. Angelina. Sì. Però anche Corleto ebbe più o meno un episodio analogo, però stiamo parlando di riferimenti, leggende, ecco, più che altro. Ma il riferimento storico, o meglio, giuridico, è molto preciso. La Ius Primae Noctis è praticamente un diritto, ma molto spesso simbolico, che il principe, il duca, insomma il nobile, l'aristocratico di quel luogo, Del paese, sì. poteva esercitare sulla neosposa, ecco. Ma ripeto, era un diritto, per modo di dire, nel senso che io, aristocratico, nobile Potevi, di insomma. questo luogo, essendo il capo, ed anche la legge di questo luogo, e decido sulla vita delle cose e delle persone, posso decidere anche chi voglio portarmi a letto. Ma era raramente esercitato veramente, Ah, perché. era rara, ecco, per esempio, ecco, questo è importante apprenderlo perché si pensa molte volte, dice no, era una consuetudine, invece tu stai evidenziando che raramente veniva esercitato. Veramente, quella volta che magari voleva approfittare, travisando la legge, poi passava ai guai, nel senso che o veniva ammazzato o veniva infornato, come Ho succede a capito, Corleto. va bene. Ok, prego, no, era importante Tornando, no, chiarire questa anche magari questo. possiamo pensarci di fare una puntata Sulla Ius Bravo Primae Giuseppe, bravo, perché dicevo prima, Noctis. Pensiamoci, magari non chiamiamo che. qualche ospite da Gallicchio che può Esatto, fare il loro come spettacolo. no? Pensiamo, pensiamo. Infatti le famose vicende di Angelina, ricordo, ci sono state quasi ogni anno lì, quel di Gallicchio, Sì, sì, sì. naturalmente.
Per cui, Giovanni, grazie a Giuseppe, a te di nuovo la parola, Giovanni, che Sì, tu possa. ritorniamo, Allora, parlavi di una lettera di un amico tuo, sì, del profondo nord. bravissimo. Praticamente cosa accade? Accade che questa qua mi venne a trovare e osservò alcuni fenomeni. La prima cosa che notò erano che sui nostri balconi non ci sono fiori o ce ne sono pochi. Mentre, che ne so, in Alto Adige o in altri luoghi montani trovi questi balconi fioriti pieni di gerani e altro, qui notava che i balconi erano tristemente Spogli. spogli, abbandonati. E io spiegai perché molte case qui da noi sono proprio abbandonate, non sono abitate, quindi gioco forza. Poi vuole capire anche perché quando si entra in un locale nessuno o quasi nessuno risponde al tuo buongiorno, o perché quando uno parla ai nostri compaesani quasi mai costoro ti guardano negli occhi, ecco. Oppure perché, si diceva, quando parlate tra di voi lo fate a una voce così alta che sembrate quasi che gridate, sembrate arrabbiati. E io provai a dare delle spiegazioni che, scomodando un po' i fenomeni storici, sociologici, le parlai della questione meridionale e soprattutto accennai alla famosa canzone di Bennato e Dan Jones, non so se ce l'avete presente quella Brigand Samur per intenderci, Sì, come no. Sì. ma in Sì, più pregando se vuoi. le accennai alla questione della mala razza, cioè al canto di Domenico Modugno, che è un canto tra l'altro molto, come si può dire, molto conosciuto, ma pochi sanno che in realtà non è di Domenico Modugno, ma è stato recuperato nell'Ottocento da uno studioso siciliano, però l'autore vero e proprio è anonimo, cioè fa parte anche questo della Non si famosa sa, insomma, non si sa. tradizione popolare. Adesso Giuseppe ti intrattiene con questo bel canto. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori l'idea. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori l'idea. Un tempo, un servo, rinda una piazza. Pregava Cristo in croce e ci ricia. Cristo, lume padrone, mi strapazza, mi tratta come un cane per la via. Si piglia tutto con la sua manazza. Manco la vita mia, dice che è mia. Distruggila, Gesù, sta mala razza. Distruggila, Gesù, fallo per mia. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori i denti. Cristo mi rispugnia dalla croce. Forse si sono spezzate le tue braccia. Co vuole la giustizia, si la fazza. Nessuno ormai più la farà pittia. Si tu si nommo e non si testa pazza, ascolta bene sta sentenza mia, che io, inchiodato in croce, non sarria s'avessi fatto ciò che ricattia. Che io, inchiodato in croce, non sarria. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori i denti. Bravo. Questa Guarda, canzone. io vorrei battere le mani, ma no, mi ha emozionato molto questo tuo pezzo, anche perché poi ti ho visto con la chitarra è uno strumento per me indimenticabile, quelle chitarre acustiche che danno quel suono particolare e tu hai saputo ben amalgamarla con la tua voce e il testo di questo pezzo stupendo.
Che ne dici Giovanni? Sei d'accordo con me su questa esibizione, chiamiamola così, di Giuseppe? Oggi il nostro Giuseppe, quindi. Poi questa canzone fa sempre un certo effetto, eh? E chissà se è lo stesso effetto che ha fatto alla tua amica quando gli hai proposto di ascoltarla. Cosa ti disse? Cosa provò? Ecco, bravo, bravo. Cosa mi disse? Io provai a spiegarle un po' quelle che potevano essere le ragioni, le cause di questo andazzo, di questa mala razza, diciamo così. Però dall'espressione contrariata capii pure che non aveva inteso molto bene la faccenda. Sì. Però qualche mese dopo mi scrisse una lettera e io adesso vi voglio leggere uno stralcio di quella lettera. Bene. Riascolto spesso Mala Razza e tendo ad identificarmi con il povero Cristo che dovrebbe farsi giustizia da solo, ma fatico non poco a immaginarmi con una mazza in mano. Quando si vive in un contesto sociale in cui si è costretti a prendere il bastone e tirare fuori i denti, è segno che non si vive in una società che puoi chiamare civile. È piuttosto una società primitiva, da far west, dove non ci sono o non si vogliono rispettare le leggi. E chi vuole un po' di giustizia se la deve fare con le proprie mani. E quest'ultimo potremmo chiamarlo eroe? Brecht ammoniva: povera quella società che ha bisogno di eroi. Sai, Giovanni, ho riflettuto molto sull'argomento e sono giunta alla conclusione che la mala razza non è una classe sociale. E neppure un destino genetico. Non è neanche, come dici, che uno solo perché appartiene ai baroni è automaticamente un despota. E Federico II di Svevia, allora, che era un principe illuminato, molto diverso dal principe descritto da Machiavelli, per intenderci. A mio parere, la mala razza è piuttosto un comportamento. Io stessa mi sento di appartenere a questa mala razza almeno una volta al giorno. Quando alle poste faccio la furba e non rispetto la fila, o quando parcheggio male o lascio la macchina col motore acceso, o quando abbandono i pneumatici vecchi o la batteria in un campo invece che fare tutta la procedura dello smaltimento, quando butto il pacchetto di sigarette dal finestrino. Ecco, quello di cogliere malefatte e soprusi, quello di compiere, scusate, malefatte e soprusi non è un privilegio solo di chi ci comanda. Parafrasando Modugno, mi verrebbe da dire: ti lamenti, ma che ti lamenti? Prendi la mazza e dattela sui denti, perché lo stesso Cristo aveva anche detto: scagli la pietra se sei senza peccato. Insomma, caro Giovanni, la mala razza sta al sud come al nord, tra i potenti e i prepotenti di ogni latitudine e classe sociale. C'è sempre stata e sempre ci sarà, almeno fino a quando non impareremo ad estirparla direttamente dal nostro cuore. Siamo tutti, come genere umano, una mala razza, una brutta razza, come dici tu. Ti ricordi quella sera da Donato discutevi con quelli del comune sulla necessità di sostituire i fuochi d'artificio con un qualcosa di più utile e meno dannoso? Trovavo la tua proposta molto sensata. Perché bruciare letteralmente tanti soldi per un quarto d'ora di spettacolo quando con gli stessi soldi si potrebbe piuttosto finanziare una festa campestre, notturna, con musica dal vivo, un bel falò, un piatto di fagioli e un buon bicchiere di vino? Ecco, io penso che finché non si capirà che cultura non è spaventare gli animali, inquinare l'aria, bruciare risorse finanziarie solo Tu di perché. chi è? Perché si è sempre fatto così, perché la gente li vuole, chi l'aspetta apposta la festa proprio del fuoco d'artificio, che facciamo? Perché una decica, chi prima hanno sparato e noi non abbiamo sparato, pariamo brutto. Quindi finché non capiremo che cultura, al contrario, è partecipazione, coraggio e innovazione. Finché non capiremo questo, saremo sempre tutti amministratori e cittadini una mala razza. Una razza che esercita un vergognoso arbitrio su cultura e natura.
Benissimo, mi è piaciuta anche l'osservazione dialettale che ha fatto Giuseppe. Sai come, insomma, no, purtroppo questo è un andazzo molto particolare qui, soprattutto nel sud, ma come abbiamo sentito da Giovanni Zurzo, purtroppo è un fenomeno sparso in tutta Italia. Ecco, si preferisce molte volte andare su queste vicende invece che dare, voglio dire, delle positività. Ok, davvero importante questa nostra puntata, sulla quale, ecco, vi prego entrambi di poter ritornare quando lo ritenete opportuno con altri particolari su questa ius, no, della prima notte e delle varie conseguenze poi che si sono avute. Insomma, dicevo prima, forse dimenticato nei giovani, dico, perché se ne parla poco, anzi non se ne parla proprio, non so, i mezzi di informazione, la TV nazionale, invece si dovrebbe andare anche su queste argomentazioni affinché le nuove generazioni comprendano quello che rappresenta la nostra storia anche sociale e umana. Questo Ok. sicuramente ci pensiamo e ci mettiamo all'opera per far sì che Sì. ci potrebbe essere una puntata con questa tematica. Quella di oggi sulla malarazza è una puntata pensata, voluta, scritta, letta proprio per non sbagliare, perché già ci sono tanti che sbagliano e almeno su quello che noi vogliamo dire e vogliamo farvi arrivare, non vogliamo sbagliare. E questa puntata, ha la particolarità di non finire con nessuna morale, con nessun ragionamento. Noi questa puntata la vogliamo finire col dubbio, con il punto interrogativo, perché vogliamo veramente, porre una domanda a cui tutti devono darsi risposta. Ci piace far parte di questa malarazza? Come ha detto Giovanni nella lettera scritta dalla sua amica, siamo tutti amministratori e cittadini, tutti una malarazza. Quindi iniziamo col non buttare il pacchetto di sigarette dal finestrino e iniziamo col capire che magari qualche centinaio di euro in meno sui fuochi pirotecnici può essere risparmiato Bravo. e messo su qualcosa di più importante. Ecco, questo noi vogliamo lasciare oggi, il punto interrogativo. Ok, Stop. perfettamente. Volevo aggiungere una Allora, cosa, prego, Giovanni. che visto che è stato citato, volevo ricordare un nostro caro amico comune, Donato Magaldi, che sono quasi 3 anni che ci ha lasciati. Corleto, scusa, di Corleto era. Perché eravamo proprio a casa sua quando nacque tutta questa questione che poi si trasformò in una lettera, in una riflessione che oggi abbiamo potuto rendere pubblica. E io vi saluto, aspettiamo i vostri commenti, si spera positivi, ma saremo felici anche di ascoltare eventuali disappunti. Io ringrazio Giovanni ancora una volta per essere stato qui insieme a noi. Veramente Giovanni è prezioso, grazie per ciò che ci dici e per ciò che anche questo è un fatto tuo personale e hai voluto esporlo a tutti quanti noi. Grazie pure al direttore Filippo che è sempre attento pure a questo tipo di problematiche che ahimè al giorno d'oggi ancora ci portiamo sul groppone e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ok, io ringrazio voi per questa partecipazione e per questa opportunità che non date soltanto alla radio, perché raffigurando la radio vanno ad identificarsi migliaia di ascoltatori che riescono a sentire questi messaggi importantissimi e soprattutto da un giovane come Giuseppe Gravallotti, che ama tanto la cultura, la poesia, e anche artisti come Giovanni Zurzolo, che stamattina ha voluto essere con noi e che speriamo possa essere anche in futuro. Vi abbraccio caramente, ok? E Grazie, grazie. Gra grazie A davvero. proposito, noi ora manderemo in onda la puncia, alla ripresa manderemo in onda proprio quella canzone di cui avete parlato, Briganti, cantata da Bennato, eh? Per Alla cui, ok, grazie, alla prossima, se Dio vuole. prossima, ciao. Ciao, ciao.